Ti amo, scritto dal fidanzato con le rose bianche fra le rose rosse. E sono tanti i fiori per Michel Causo davanti alla parrocchia romana di Santa Maria della Presentazione in via di Torre Vecchia. Tanti anche gli amici venuti qui per salutarla e per dare un conforto ai genitori. Al suo arrivo, la bara bianca è avvolta dal suono delle campane e dagli applausi. Alcune amiche di Michel non riescono a sopportare il dolore e si allontanano. La chiesa è piena, ma ci sono gli altoparlanti, quindi decine e decine di persone si fermano a pregare all'esterno. Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, porta molto frutto. Da queste parole di Gesù parte l'omelia di Monsignor Baldureina, vescovo ausiliare di Roma, che sottolinea la crisi valoriale della nostra società. Reina parla di un mondo guasto, in cui si banalizza la vita così da trascinare nella banalità anche il male che invece abbiamo il dovere di estirpare. Il degrado, dice, non è nelle periferie ma nella cultura che respiriamo e nel cuore di ognuno di noi. Poi l'invito ai ragazzi a essere consapevoli del valore della loro vita. Non sprecarla, fare molta attenzione a alle scelte che compiono perché non ci sono scelte banali. L'assunzione di una sostanza fa male e va denunciata. Bisogna dire di no alle sostanze stupefacenti, allo spaccio, da una parte o dall'altra, avere rispetto della vita. Al termine della celebrazione il suono delle campane accompagna ancora Michel, mentre in cielo volano palloncini bianchi e rosa, e nell'azzurro scompare anche l'iniziale del suo nome.